Rieccoci qui in diretta 12:22 con Antonio Paolino che oggi deve cucinare i cardoncelli pugliesi con il baccalà, no? Esatto, con lo stoccafisso. Con la stoccafisso, dopo spieghiamo subito adesso la differenza tra stoccafisso e baccalà, così la ripeteremo. Quindi ingredienti. Ingredienti, Antonella, abbiamo dello stoccafisso già ammollato, delle patate, della cipolla, dei pomodori pelati, del brodo, sale, pepe, dell'aglio, del peperoncino e chiaramente i meravigliosi cardoncelli. Ok, da che cosa cominciamo? Allora, cominciamo subito con il soffritto, Antonella, per cui la cipolla la affettiamo e la tagliamo. Intanto che tagli la cipolla, quando è così il baccalà, lo stoccafisso, Lorenzo, io faccio fatica a capire la differenza col baccalà, perché lo stoccafisso è quello secco, no? Invece sì, questo qui è che da ammollati in effetti esteticamente si assomigliano. Ah, devi chiedere al pescivendolo, perché poi vengono quasi sempre, a meno che tu non vada in pescheria, venduti in baffe già rifilate con una forma regolare sottovuoto. Però lo si chiede, in realtà dipende anche da quello che vuoi cucinare, poi la scelta va su quello o quello che trovi a disposizione. Ecco, in questo caso perché hai scelto lo stoccafisso? Ma lo stoccafisso in realtà, come diceva anche Biaggerelli, è comunque il prodotto di partenza, sempre il merluzzo, Antonella. È più secco, chiaramente, in base allo spessore che c'ha, lo si va ad ammollare. Lo preferisco al baccalà perché si finisce sempre per insomma creare una ricetta comunque abbastanza salata, poiché comunque assorbe il sale. Se non si sta attenti ad ammollarlo, può succedere che magari il baccalà possa risultare ancora un po' salato, no? Quindi arriviamo all'ultimo momento, quindi io vado sicuro, mi scelgo lo stoccafisso. Può rovinare una ricetta, può rovinare una ricetta, mentre lo stoccafisso è più è già... Esatto, per cui preferisco di gran lunga questo. Antonella, qui intanto lascio andare, sono partito con un soffritto di cipolla e abbondante olio, mi raccomando. E aggiungiamo anche il peperoncino e lo spicchietto di aglio. Così creiamo un bel intingolo saporito. Il peperoncino chiaramente lo affettiamo, lo facciamo a fettine, che sono abbastanza propenso all'utilizzo della cucina. Noi campani, ecco, siamo abbastanza, come dire, propensi all'utilizzo di questo prodotto che dà piccantezza. Qui abbiamo questo meraviglioso stoccafisso, dal quale vado ad eliminare o con un levalischi o comunque con un coltello le lische, Antonello, okay? Per cui andiamo a rifilarlo in Evelina, questo modo. Evelina, dal punto di vista nutrizionale, intanto che, visto che stiamo usando lo stoccafisso, è diverso lo stoccafisso dal baccalà? No, sono entrambi ricchissimi di proteine e di omega 3. Come dicevamo, l'apporto di sale del baccalà lo rende meno adatto a soggetti che soffrono di ipertensione, perché questo è proprio... una ricetta per gli ingredienti adatta a chi ha il colesterolo alto, alla pressione alta, perché fornisce tanti nutrienti utili, anche quelli contenuti nei cardoncelli, che sono i fitosteroli benefici, li conosci, per tenere a bada il colesterolo alto. Intanto noi stiamo pulendo le patate. Esatto, Antonella, peliamo le patate crude. Esatto, e le tagliamo a spicchi. Il connubio patate funghi è un connubio buono dal punto di vista, non so se nutrizionalmente va bene. Sì, perché facciamo praticamente la sostituzione delle patate a un panino se siamo a dieta. È giusto, e quindi e poi è buono, abbiamo patate funghi e la morte, insomma. Esatto, la morte abbiamo buona. Fibre, proteine, carboidrati. Esatto, Antonella, questo è un piatto che preparava sempre la mia nonna e devi sapere che cuoceva però lo stoccafisso, comunque il baccalà, in un coccio sul fuoco. Eh beh, perché è un classico poi, insomma, no, delle persone grandi, avere tempo, avere i tempi di cottura lunghi, no? Cosa che adesso invece siamo sempre... Andrea Ribaldone, e tu che sai, insomma, lavori tanto anche in Puglia, questi funghi li conoscerai benissimo. Ci sono eccezionali. E vi invito in stagione, anche se capitate in Puglia, ad assaggiare quelli selvatici, che hanno un sapore straordinario. Quelli coltivati sono buonissimi, si trovano tutto l'anno. Certo. Ma i selvatici sono veramente una chicca. Una chicca, e quindi... Vai, Antonella, io nel frattempo vado a calare le patate, gli spicchi. Vedete, ho tagliato gli spicchi, li calo in acqua bollente, leggermente salata, e li faccio, insomma, sbianchire per 2-3 minuti. A questo punto prendo anche i cardoncelli, che ricordo si puliscono con uno spelucchino, un coltellino, va via, insomma, il terriccio, e si lavano velocemente perché assorbono chiaramente tanta acqua, quindi si lavano velocemente sotto l'acqua e si lasciano... Anche per Segani è un fautore che i funghi vanno comunque passati sotto l'acqua. Veloci, ma qualcuno è contrario?
Io non li lavo, io con una spugnetta piano piano. Con la spugnetta piano piano, gli improta. È la stessa cosa, non li lavo. Non li lavi, vedi, qui ci siamo. Ma se lo fai veloce non si... Io preferisco lavarli, Antonella, li asciugo su un canovaccio, li lascio tamponare. A quel punto li taglio a metà e poi li affetto, vedi, a fettine abbastanza spesse. Quindi è un piatto di tradizione, no? Ricorda un po' anche la manualità che utilizzava mia nonna in cucina, se vogliamo. Infatti questo è un piatto per me che evoca sempre grandi ricordi e forti emozioni. Perché poi è facile, cioè è un piatto, come dire, quando hai i funghi, hai le patate, hai lo stoccafisso o il baccalà, è di immediata comprensione. Esatto, Antonella, andiamo qui nel soffritto, li lasciamo chiaramente andare per 5-6 minuti insieme a tutto l'intingolo, dopodiché possiamo aggiungere anche il pomodoro. Chiaramente diamo una bella rimestata di tanto in tanto e poi aggiungiamo il pelato, ok? Fino a quando non appassiscono un po', quindi liberano anche un po' del loro liquido, del loro succo. Aggiungiamo il pomodoro pelato, in questo modo. Anche qui ci prendiamo qualche minutino, sempre per insaporire bene tutta la preparazione. Mi raccomando, state comunque a fiamma abbastanza sostenuta, comunque a potenza alta. C'è già un bel profumino. Sì. A questo punto, Antonella, possiamo... chiaramente, trascorso il tempo di sbianchitura delle patate, prelevarle ed aggiungerle chiaramente al soffrittino ed insaporire sempre. Quindi è importante che ogni operazione sia ben effettuata perché tutti i gusti... Questo passaggio delle patate in acqua calda, perché si fa? Ma questo lo faccio tendenzialmente per precuocere un po' le patate, perché tutto sommato abbiamo una cottura non troppo lunga, proprio per preservare tutti i principi, le consistenze. Quindi abbiamo una cottura all'incirca di 10-15 minuti e anche per allontanare un po' di amido in eccesso, in buona sostanza. Sai che questa tecnica io la utilizzo anche per le patate fritte. Sì, quello anch'io, perché così va via l'amido e fanno... Esatto. E adesso mettiamo i pezzi di stoccafisso. Adesso mettiamo i pezzi di stoccafisso. In questo modo, quindi è un bel piatto unico, se vogliamo. Assolutamente, certo. Verina, questo, no? Questo davvero un piatto unico, le patate, i funghi, il pesce, eccetera. Aggiungiamo il sale. Un bel secondo. Un bel e secondo poi... perché lui mangia... del brodo di? Del brodo vegetale, Antonella. Okay. Quindi aggiungiamo del brodo fino a 3/4. In questo modo qui e lasciamo cuocere delicatamente, Antonella, coperto. Esatto, coperto per circa una quindicina di minuti. Okay? Questo è importante, per cui vi munite insomma del coperchio e adagio lo lasciate andare, lo lasciate cuocere. Ok? Va bene. A questo punto, Antonella, trascorso chiaramente il tempo, abbiamo, vedi che spettacolo, questa è proprio una zuppa, sembra un po' una zuppa di stoccafisso con le patate. È vero che questo è un piatto unico perché c'è dentro di tutto, insomma, poi non è che tu ne mangi un pezzettino, no? Ecco, un piatto importante. Un piatto che fa bene a chi ha il colesterolo alto, a chi deve stare anche un po' controllato, no? Quindi consumiamolo perché... Devi sapere, Antonella, che la nonna faceva la pasta, quindi accompagnava la pasta con questo sugo, per cui quando quindi si era patate, affamati... pasta, c'è già due P, le patate e la pasta non va bene. È un piatto Io ho capito Beh, una P metti sola. Le patate, fai solo il sugo con la... Ah, tu levi le patate e va bene, esatto, le patate... metti la pasta. Ma le patate fanno il pulcino, no? Come facciamo certo, a toglierle? Poi si come dire, si ammorbidiscono, rendono anche la salsa ancora più cremosa, più saporita. Ci si metteva su del pane, tanto per alleggerire la ricetta. Vabbè, il pane qua ci vuole però, perché dopo un po', vabbè, quando è finita la... Ha un profumo pazzesco, ecco, in riferimento alle consistenze, Antonella, vedi, il tempo è proprio legato alla consistenza. Rimangono belli sodi questi cardoncelli, non hanno... Il cardoncello non si disfa. Non si disfa. Quando lo prendi vedi che ha una consistenza, non è compatto come il porcino, per dirti, è molto spugnoso, più spugnoso. Questa spugnosità previene proprio il disfarsi. È vero, molto perché bene rimane la forma. Bello turgido, no? Anche in cottura. Esatto, bello calloso. Bello calloso. Andiamo ad affettare del prezzemolo che aggiungiamo al momento e accompagniamo la preparazione con dei crostoni di pane, ovviamente passati in padella con dell'olio, del sale e del pepe. Assolutamente, tanto per fare piatto unico. Quindi eccoci qua, quindi lo portate. Poi adesso tavola. Il baccalà, diciamo la verità, anche lo stoccafisso è un pesce anche molto di Natale. Esatto, e quindi... noi in Campania lo utilizziamo molto sia fritto che all'insalata.
accompagniamo la preparazione con un bel filo di olio, Antonella, e il piatto è pronto. Ami molto questa canzone, Lorenzo? Dalle nostre parti, sai come fa questa? Fa così. Andoma, bace, da, perché è una località vicino a Cremona. Allora, stoccafisso di cardoncelli e patate di Antonio Paolino. Grazie Antonio, grazie.